Bella ragazzi, siamo i Granas e siamo tornati con un nuovo video e questo video è per annunciarvi che... È un vlog. È per annunciarvi che il 10, 11 e 12 marzo ci sarà un evento in Roma Tube dove parteciperanno tutti quanti e seguirà, dopo questo breve vlog, seguirà un tutorial dove vi spiegherò un attimo come acquistare i biglietti, perché per chi non è abituato ad acquistare online potrebbe essere un po' problematica la cosa. Problematica. Appunto, questo è un evento che ci stiamo impegnando tanto ad organizzare. Ovviamente ci saranno i youtuber più famosi di Roma, diciamo, perché comunque lo facciamo a Roma, e sono Dread, Frax, Omiadol, Own, e con appunto la partecipazione nostra e di Klaus. E ovviamente faremo delle cose abbastanza speciali, appunto perché essendo un evento dovrà essere una cosa fatta bene. Una cosa che vi posso dire è che faremo un FAQ. I biglietti si dividono in due parti: uno, c'è il biglietto da 9 euro, biglietto normale per entrare in platea, avere il posto da seduti, e il biglietto da 21 euro, quello del backstage, dove potrete stare con noi anche prima dell'evento. Ecco, adesso noi diciamo 9 euro e 21 euro. Voi sul sito troverete i prezzi maggiorati di 1,50 euro, mi sembra, perché c'è la commissione che non avevamo contato noi, naturalmente, che andrà al sito che gestisce la biglietteria. Quindi quell'1,50 euro, sappiate che non è che abbiamo maggiorato noi la quota, ma è una cosa che doveva esserci già di default, insomma. Quindi niente, adesso passiamo sul computer dove vi spiego praticamente come acquistare i biglietti. Come uccidere Ero prima. Ah, questi bug! Allora ragazzi, siamo qui con la schermata che vi si aprirà quando cliccherete sul link del biglietto, insomma, dell'evento. Dovete, intanto vi si apre questa schermata, poi cliccate qua su più uno e qua ci sono le tre date. Voi naturalmente, a seconda delle vostre esigenze, scegliete una delle tre date, quindi 10, 11 o 12. Io in questo caso vado per comodità sulla prima, e vedete che intanto il prezzo è maggiorato, è 10,50, perché come ho detto prima, c'è la commissione che si prende il sito. E in questo momento, vabbè, perché è appena aperta il tutto, ci sono 324 posti liberi, platea, 144 in galleria e 26 in backstage, quindi praticamente sono tutti liberi. E, non so, facciamo finta che voglio comprare il backstage, metto il nome, Antonio Sbirulino, e qua abbiamo la mappetta dove... ci sono tutti i posti liberi, quelli verdi. Se io voglio comprare i posti, ovviamente adesso sono liberi, prendo il migliore, che dovrebbe essere questo, penso, perché è il più centrale di tutti. Seleziono, se ne voglio prendere due, ne seleziono 2, 3, 4, fino a 10, ne possiamo selezionare. Quindi se vi organizzate anche con gli amici potete tranquillamente fare un gruppetto, caricare tutto su una carta e andare. E niente, adesso ne seleziono 3, 4, 5, 6, non selezionati, prosegui. 148 euro ovviamente, sono 6, e sono 6 backstage. Qua mettete, vabbè, la vostra città, io metto Roma, poi mettete, vabbè, un'altra volta Roma, il cap mettete quello che vi pare, io metto quello di dove sarà l'evento, che è 00174, il telefono è opzionale, poi mettete l'email, e vabbè. Una volta che avete messo tutto quanto, comunque, mi raccomando, aspetta, quando mettete il nome, dovete mettere il nome dell'intestatario della carta, ovviamente. E poi vabbè, mettete l'email. Vabbè, mettete l'email, io ne uso una che uso così. Poi andate avanti, fate conferma. Per confermare l'acquisto cliccate su conferma, controllate che tutto sia giusto, ci sono anche delle commissioni da pagare, il 10%, quindi il totale si alzerà di poco. Andate su compra e poi vi si apre questa schermata, che è dove appunto dovete mettere la carta di credito. Adesso io penso che con la PostePay dovreste farcela, perché la PostePay di solito è una Visa, in alcuni casi anche Mastercard, quindi comunque sia Visa che Mastercard le prende, quindi penso sia abbastanza semplice. Voi mettete soltanto, non dovete cliccare su niente, su Visa, Mastercard, niente, lo riconoscerà in automatico. Mettete il numero della vostra carta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mettete il numero che sta dietro, ne metto uno a caso, 0, 23, bucio de culo,
mette la data di scadenza, il CV2 vabbè, sta dietro alla carta, sono gli ultimi tre numeri. 2022, nome del titolare Antonio Sbirulino. Voi dovete mettere naturalmente il nome, se la carta è di vostro padre mettete quella di vostro padre, se la carta la posta è intestata a voi mettete quella intestata a voi, insomma di chi è la cosa che state usando, insomma, e fate paga. Poi vabbè, il numero della carta non è valido ovviamente, è una cazzata, e niente, come vedete per chi compra i soldi online è molto semplice, mentre potreste trovare dei problemi se non siete soliti a comprare online, soprattutto nella scelta dei posti che non è molto intuitiva, appunto. Comunque, questo è il breve tutorial, spero che vi sia tutto chiaro. Se avete qualche problema, non esitate a scrivere qui sotto. Io vi saluto, bella.